Penso di sì, devo vedere ancora con la società, però penso che nei prossimi 2 giorni si saprà qualcosa per sabato. Infatti, quando è arrivata l'offerta del Pescara, c'era anche il Novara e ho parlato con il mio procuratore per sapere dove era meglio. Poi abbiamo detto che Pescara è anche un grande club, ha avuto grandi giocatori, con un buon mister che fa dei bei lavori, quindi ho detto posso anche venire là perché tanto mi fa crescere tantissimo e, vabbè, e poi il campionato di B mi piace anche perché è un campionato molto competitivo, quindi per quello che ho scelto di venire a Pescara. Cioè, diciamo che i miei doti sarebbero la velocità, la fisicità, vabbè, diciamo che sono quelle. Poi con il mister che ho avuto e il mister che ho adesso provo di migliorare su tutti i punti di vista. Beh, sono arrivato lunedì, cioè, proprio abbiamo fatto un granché perché comunque mi hanno detto che la settimana scorsa hanno lavorato tantissimo, però i primi 3 giorni, cioè, sul gruppo mi hanno messo a mio agio subito, subito hanno scherzato con me, quindi cioè, non mi sono trovato a disagio, subito sono andato dentro, non ho avuto nessuna paura, nessun difetto, è andato tutto bene fino ad oggi e poi vedremo fino alla fine dell'anno. Fisicamente sto bene, mi sento, cioè, quando gioco la partita si vede che non ho giocato da tantissimo tempo, però fisicamente a proposito di infortuni, queste cose qua, non c'ho niente, mi sento benissimo. No, non ci ho avuto nessun problema, è solo che era un po' difficile trovare spazio perché comunque sono giovane, devo farmi le ossa. Aspettavo il mio momento, me l'ha dato e poi, vabbè, comunque avevamo 0 punti, dovevamo andare avanti con una squadra, con gente di esperienza. E vabbè, alla fine è andato via, non ho avuto altre opportunità, però comunque con lui non ho avuto mai problemi. No, anche prima di venire al Pescara l'avevo chiamato per sapere un po' com'era la piazza. Poi quando sono arrivato qui, cioè, mi ha spiegato tutto, mi ha aiutato tantissimo e mi aiuta anche a trovare la casa qui, quindi mi ha aiutato tantissimo quando sono arrivato qui. Cioè, guardo e poi magari le rifaccio sul campo o comunque guardo le loro esperienze, sono Lilian Thuram e Rafael Varane del Real Madrid. Preso il 28. Sì, perché per l'8 che è la data del mio compleanno, quindi 8 febbraio.